è il più piccolo cane di razza esistente al mondo e porta il nome dello stato più grande del Messico. Si pensa che un tempo questo cane vivesse lo stato libero e fu catturato e addomesticato dagli indigeni ai tempi della civilizzazione tolteca. Nella regione di Tula sono infatti state trovate delle statue che assomigliano molto ai chihuahua del giorno d'oggi. È un cane di costituzione compatta. È molto importante che il suo cranio sia a forma di mela e che la coda sia portata alta con la punta ricurva verso la regione lombare. La lunghezza del corpo è leggermente superiore rispetto all'altezza. Si desidera tuttavia un corpo nel quadrato, questo per i maschi, mentre per le femmine, a causa della riproduzione, è consentito un corpo leggermente più lungo. Il suo pelo può essere corto o lungo, di tutti i colori e sfumature tranne il merle. In questa razza non si tiene conto della taglia, ma solo del peso, che deve essere tra 1,5 kg e 3 kg. Va bene, allora uno a te e uno a te, va bene? Qua diventano dei bulldog inglesi fra poco, eh? Il chihuahua è una razza da compagnia, fiero, coraggioso, molto intelligente e collaborativo. Può dare grandi soddisfazioni al proprio umano se trattato da cane, pur nel rispetto delle sue dimensioni. Sul chihuahua circolano purtroppo molte leggende metropolitane. Ad esempio dicono che sia antipatico e abbaiatore. In realtà non è così. A meno che non vengano tenuti... A meno che non si costringa a vivere in braccio costantemente al suo umano o nella borsetta. In questo caso, senza poter socializzare, diventerà diffidente verso tutto e tutti. Si dice anche che se la tiri, e questo è un po' vero, soprattutto se è molto bello, allora in questo caso guarderà tutti dall'alto in basso. Ha ha ha!